Di recente il mio letto reclamava che in pratica ero molto poco, come dire, in pandan con lui. E allora l'altro giorno, in un luogo malfamato, ho trovato questa pigiama in pile, ovviamente animalier, per soddisfare le necessità del mio letto, perché adesso vi faccio vedere, insomma. Ah, devo chiudere perché devo Adesso girare. capite perché questo letto reclama, reclama il pandamento della sua inquilina. Ah, ragazze, che c'ha da fare, che c'ha da fare, che c'ha da fare. Queste regine. Ciao, questa la dovevo assolutamente fare perché mi sono appena messo il pigiamino, tutto quanto, è presto ancora, sono le 9, ho cenato, però oggi mentre ero fuori mi telefona il mio amico e mi dice, il mio amichetto, quello che abita qua, e mi dice: senti, sto facendo un po' di pulizie di primavera, non è vero niente, non sono pulizie di primavera. Anche lui parte, si trasferisce in Canada. E vabbè, ma non è questo l'argomento. Ce l'ho ancora tutto impacchettato, non è che ti servirebbe la fondue per l'aggeggio per fare il fondue di cioccolata. Ho detto: senti, babà, io perché non la vendi? Gli ho suggerito, non la uso, rimarrebbe così, insomma, scusate se guardo là, ma preferisco, piuttosto che guardare là, così guardo voi. Beh, cerco. Gli ho suggerito un sito, Shanghai Second Hand. Questo Shanghai Second Hand, tutti gli espatriati che lasciano Shanghai e comunque non portano via tutte le cose che hanno accumulato, e il 99% sono tutte cose dell'IKEA, vendono lì, ma persino le cose che valgono 5 renminbi sono 80 centesimi, 70 centesimi. Ma più che altro perché è brutto, insomma, portarsi tante cose che magari fanno comode. Molti comprano da Shanghai Second Hand, anch'io ho comprato qualche cosa, forse, se ricordo bene. Comunque, dico no, la fondue, guarda, è un peccato, è in scatolata, io non la userei, prova a venderla. Così dice: va bene, allora magari raccolgo delle altre cose, te le propongo, ti faccio un pacchetto, te le mando su poi con lei. D'accordo, Alessio. Adesso quindi questo. Quando sono tornata a casa ho trovato questo bustone, però non ci ho fatto caso. Adesso mi sono vestita tutto quanto, mi sono vestita preparata per la notte, adesso devo andare a struccarmi, però volevo fare un video che ero ancora in ordine. Vi faccio l'haul di Sasa, vabbè, le cose di Sasa, di quello che mi ha lasciato Baba, che vedrò in questi giorni. Vabbè, mi ha lasciato comodissimo, visto che vado spesso al mare, House Clean Everyday Spray 30%, 30 SPF 30 Plus. Insomma, vabbè, questo con l'augurio che io possa andare al mare. Va benissimo. Delle tea light Sandokan dall'Italia, non so dove le comprate. Che forse quando le ha comprate dovevano anche, sì, www.sandokan.com.
Dono anche, ah sì, candele profumate, insomma, un profumo di un tubo, perché lui dice sempre che io ho buon profumo a casa, vabbè, questo, quindi scatola aperta, sprofumata e va bene, perché comunque questi mi fanno sempre comodo, anche se non li vedete molto in giro da me. Questi fanno sempre comodo, quindi li userò più che altro per qua, dove qui metto invece i miei oli. E vabbè, quindi mi ha portato, mamma, c'erano anche queste due nel pacchetto. Poi, qui viviamo di zanzare, e allora tutti siamo provvisti di mosquito out. Comodissimo, cioè un amico ti regala questo, cioè. Poi aggeggio per candela, vabbè, per mettere una candela, è tutto intagliato, non so di che materiale è, ma credo che venga più dalla Thailandia. Sì, questa è una cosa della Thailandia, un piattino, insomma, va benissimo. Poi, altro avanzo di Talent Far East Candle, ma sono solo quelle, cioè, queste all'Ikea, pintare le paghi, comunque ce le ho, va benissimo, le abbiamo. Poi, ancora un cellofanato, cioè, I Miserabili, d'accordo, io l'ho visto, Le Miserable, I Miserabili, insomma, vabbè, versione giapponese, magari non ci avrà nell'inglese, no, ci avrà i sottotitoli, ma comunque l'ho già visto, per cui, insomma, regalo graditissimo. Poi, sì, no, questo ve lo faccio vedere perché è carino, questo non lo possedevo, siccome viene sempre a fumare le mie sigarette perché pensavo non avesse posacenere, ma un bellissimo posacenere, questo è bello, e poi invece mi ha regalato questo, c'era anche questo nel pacco dell'arrivederci. Allora, questo non so bene cosa sia, però è una cosa che per far venire il nervosismo, può darsi che sia per le chiavi o per scacciare la tensione, chissà, per giocare, non lo so, però giocare Tanina quando viene a trovarmi. E poi Dulcis in fondo, ragazzi. Cioè, la cosa più bella che ha il cubo, questo cubo, pubblicità di Le Méridien di Shanghai, perché lui organizza eventi, eccetera, ed è la società per la quale lavora, quella che ha organizzato l'evento per Jazz Cavalli, ma ne organizza di tanti. Ma io dico, come cazzarola ti viene in mente lasciarmi sto cubo del Méridien? Cioè, ho capito, è carino, pesano accidenti, non ci posso fare nulla e ti fa venire pure, cioè, no, cioè, ma come si fa? Ma io domani glielo tiro in testa, domani vado a casa sua e vado a fregarmi tutte le cose che invece mi potrebbero interessare. Mo dico, che ci faccio con questo cubo? Le Méridien? Cioè, non lo so, nero, fucsia e bianco, se cancello la scritta delle Méridien ci metto un'altra cosa, vabbè, un oggetto incredibile. Insomma, queste sono le cose che qui a Shanghai lasciano gli amici, no, ci sono amici che lasciano, io ho ancora una poltrona, no, due poltroncine di Rimini bellissime che mi lasciò assieme a tante altre cose Elisabetta, vabbè, tante storie. Però, per esempio, partita la Pina,
La pina, se non ha la dispensa carica e piena, eccetera, non è contenta, sia dispensa che surgelatore. Beh, i pacchi di pina sono stati eccezionali, cioè io ancora vivo di cose della pina, pesce, spigole, bacon, vabbè il bacon non lo uso tanto, non lo uso diciamo, però poi c'erano un sacco di curry sauce di tutti i tipi e quelli li uso, tantissime marmellate che io uso e poche di arance, ma comunque tantissime marmellate, spezie, non lo so, veramente una marea di cose. Vabbè, quindi la vita degli espatriati qua è una vita di dare a avere. Io chissà quando partirò che cosa lascerò, non lo so. Stamattina ho fatto un altro ripulisti nell'armadio, una specie di messa in ordine, più che altro per... Cioè io non devo fare cambi di stagione, nel senso che ho tutto... Ringraziando Dio, tutto appeso, eccetera, tutto a portata di mano. Però ho cominciato a vedere tutte quelle cose che quest'estate io non ho messo, un po' perché me le ero dimenticate, un po' perché basta, non le voglio vedere più. Quindi ho fatto felice ahí, ho trovato anche altre cose, insomma, era questo. Niente, finisco così perché... col mio haul dell'amico che lascia Shanghai. Bello il mio pile. Baci. Ciao.